a tutti, d'anteprima cinema. Vediamo il trailer di Mars Needs Moms. A dopo per le news di oggi. Niente broccoli, niente TV. Milo, quelli sono broccoli? No, è vomito, ma è facile confondersi. Ti ho detto che devi mangiarli. Non vorrei che mangi questa roba, spero. Non sono stato carino. Vado a chiederle scusa. Mamma. Mamma! Lasciatela andare! Aspettate, lasciatemi! Ma sono su un'astronave! È troppo bello! Paura, eh? Benvenuta su Marte! Mi chiamo Gribble, lui è Tecnogatto, vatti qua! Ma che succede? Marte non ha mamme, così gli alieni le rubano alla Terra per crescere i loro bambini. Fare la madre è troppo dura. Devo salvare la mia mamma. Come si fa a superare tutti quei marziani? Spara retro posteriore! Ah, lo aggiungo alla lista dei regali di Natale! Quando decidi di sparare un laser contro qualcuno, ricordati di prevedere un cambio di mutande! Milo su Marte. Uscirà nelle nostre sale a giugno del 2011 l'ultima fatica della Disney, Milo su Marte, titolo originale Mars Needs Moms. Sul pianeta Marte non esistono mamme, così i suoi abitanti le rapiscono dalla Terra per allevare i propri figli. Milo, un ragazzino di 9 anni, scopre che sua madre è stata portata via dai marziani. La sua missione sarà riportarla a casa sana e salva. La pellicola è stata realizzata con la tecnica del performance capture, ovviamente in 3D. Dopo la pellicola The Wall, che Alan Parker diresse nel 1982, sembra che il produttore Andy Harris sia interessato a realizzare un nuovo film, anch'esso ispirato alla celebre canzone dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Il lungometraggio sarà ambientato a Londra a fine anni 60 e racconterà la storia vera di un professore di musica mandato ad insegnare in una turbolenta scuola ed intenzionato a cambiare le cose. E per oggi è tutto, arrivederci, d'Anteprima Cinema.